Bene, buongiorno a tutti, grazie al Circo dei Lettori per questa ospitalità, al suo direttore, grazie soprattutto ai colleghi amici Canfora e Cardinale per, per, per questo invito reiterato ormai e grazie anche diciamo, per l'assistenza a tutte le collaboratrici qui del, del Circolo proprio, che si spendono soprattutto anche per vedo tanti ragazzi proprio anche nel nome dei ragazzi. Ma anche se eh, questo pomeriggio l'amico Galimberti ci dirà che la libertà non c'è, eh, non abbiamo libertà, eppure credo che ognuno di noi libertà va cercando. Questo per dirvi che credo che sia uno dei concetti che più ci appartiene, ci sfugge, ci tormenta questo della libertà. Io farò un po' un confronto qui, eh, eh, come esaminato anche di fronte a Luciano Canfora, un po' sul concetto di libertà in Grecia e, e, e a Roma e poi alla fine con un appendice su Seneca. Beh, Atene è nel segno, il segno della libertà, nel segno più della permanenza, della stabilità, dell'immutabilità, è un dato di natura. È un valore naturale e un diritto innato la libertà. O ce l'hai dalla nascita o non ce l'hai. Per noi è naturale che siano i Greci a comandare sui barbari e non i barbari sui greci. Razza di schiavi quelli questi liberi. E così leggiamo in Erifigenia in aule di Euripide. È interessante vedere quando parla razza di schiavi quelli usa il neutro Tomendulon. Invece e elzero, noi gli altri, e quelli sono è vero persone, sono E Aristotele nella politica riprende vero il verso Euripideo: è naturale che i Greci abbiano potere sui barbari, barbaron dell'enas Archi nei cos. È normale, naturale, è vero che questo commentando che barbaro e schiavo sono per natura la stessa cosa. Poi sarà interessante se uno va a vedere il grido di Andromaca nelle Troiane, che porrà il vero problema di chi sono i barbari. Perché i barbari chi è barbaro? A fronte del, de, dello scempio del corpo del piccolo astianate, cosa dici? I gre, greci vostra e l'idea di ogni barbarie o barbari exauronte selena scacà, siete voi i greci barbari, eh? quindi chi è barbaro? Quando leggo questi passi, oppure rileggendoli così in previsione di questo viaggio a Torino, a me viene in mente un po' questa, questa vignetta che è girata dopo l'8 di gennaio. Vi ricordate dopo di l'assalto alla Casa Bianca c'è stato? In quell'occasione è girata sul web una vignetta formidabile che non avremmo mai immaginato e questa vignetta diceva così, dopo questi eventi della Casa Bianca il Messico ha deciso lui di pagare il muro e il Canada anche vorrà fare la stessa cosa. Quindi capite, quando ci poniamo il problema di chi è barbaro, di chi è civile, già da Andromaca a Trump, insomma, così ci si può un po' così. Non, è Fatica un po' avere. È stato pur detto che barbaro non è chi non ha mai conosciuto la civiltà, ma chi avendola conosciuta poi vi ha rinunciato, è vero. Il greco quindi è libero per definizione, mentre l'orientale, il non greco. Da un lato è barbaro, dall'altro è schiavo, è schiavo per natura, è vero? Per i Greci anche i romani erano barbari, insomma, è vero? Noi siamo di fronte ad Atena a una cultura etnocentrica, è vero? Che traeva la sua giustificazione del mito fondativo dell'autotonia nati dalla propria terra, è vero, per la quale i Greci che erano ossessionati o una sorta di esagero, ma di purezza della razza si ritenevano appunto nati dalla propria terra, l'autotonia. Qui il collega Bettini ha particolarmente approfondito questo tema. La libertà è un dato connaturato alla democrazia, poi secondo punto. È l'essenza, il cuore della democrazia ateniese perché all'araldo tebano che arriva e chiede, è vero, Euripide le supplici, chi è il re di questa terra? A chi devo riferire le parole di Creonte, che adesso è il re di Tebe. Dopo che Teocle è morto presso le sette porte permane suo fratello Polinice, cosa risponde Tesi, il leggendario, il mitico fondatore di Atene? Hai cominciato male, eh? proprio l'entrata a teatro è, sai, cioè quando uno entra a teatro e scivola si può già andare a casa, è vero? Hai commesso un errore già all'inizio del tuo discorso, cercando un re in questo luogo. La città non è nelle mani di uno solo, ma è libera e il popolo è sovrano. Tutti i cittadini a turno, di anno in anno, tengono le cariche pubbliche. Il povero e il ricco hanno uguali diritti. È possibile ai più deboli replicare al potente. Quindi un'esperienza democratica sostanziale, quella teniese. Anche se allora mi ricordo io, proprio il primo corso che ho frequentato all'università all era quello della democrazia in Grecia di Guido Fassò. In quel libretto, in quel volume del Mulino, scrisse che era la dittatura del proletariato. Allora mi colpì così: subito rimasi così. Venivo dal liceo dove, così circondata da un alone di sacralità, così di beatificazione, sta democrazia ateniese, mi ha detto che era la dittatura del proletariato. ecco. Quindi Comunque. Un'esperienza democratica sostanziale nella quale, accelerati ed esaltati dall'ideologia dall anche sofista, prevaleva l'individualismo con la libertà di parole, ovvero la e l'igualitarismo con le parità di diritti e di doveri, soprattutto tra quelli che tra quelle migliaia ben determinate, dove col sorteggio lì davvero uno valeva uno. E anche se andiamo a vedere sulla filosofia, cosa pensavano della libertà? E qui c'è, credo che si possa fare questo confronto tra la filosofia stoica, beh, il disco, veniva identificata la ragione con la, con la natura, il sommo, della, il culmine della libertà era adeguarsi. La ragione individuale, la libertà individuale si doveva adeguare, armonizzare col telos, col fine vero. Non a caso l'universo era definito cosmos, è vero, e la massima era chiara: i fatti guidano chi acconsente e trascinano chi dissente, è vero? Fata volentem ducum nolentem traunt. E comandare a se stessi era il potere più grande, proprio questo, questa libertà che va, il fondamento ultimo, va guadagnata e salvaguardata nella sfera interiore. E lo stoicismo, affermando che l'uomo è cittadino del mondo e non di, di Atene o della Grecia, come aveva affermato Socrate perché dirà Plutarco, lo definirà Cosmos. Io non sono né di Atene né della Grecia, ma sono del mondo. Che detto in quel secolo lì, era molto rivoluzionario il cosmopolitismo. Io credo che un po' più rilevante sia la posizione epicurea. Faccio una piccola parentesi qui su Lucrezia, perché questo della libertà diventa un cardine, direi la pietra angolare del sistema epicureo. E la cosa qui è un po' curiosa. È un po' curiosa perché Lucrezia, sulla scorta di Epicuro, cosa fa? Epicuro aveva previsto la parenclisi, aveva questa piccola inclinazione degli atti, questo exigum clinamen principiorum. Questa, perché questa deviazione, questa declinazione interna degli atomi dalla fissità della forza gravitazionale esterna, da un lato consentiva l'incontro degli atomi e la conseguente formazione degli aggregati, quindi dei corpi, dall'altro garantiva questo sorta di principio di indeterminazione e quindi l'autonomia e la libera volontà dei viventi. Da quell'exigum clinamen dipende la nostra libertà, libera voluntas, svincolata dai fati, libera fatis avolsa voluntas, in grado di infrangere le leggi del fato, fati federa rumpat. Però qui c'è un problema, perché Lucrezio aveva distinto gli eventi dai coniuncta E allora la libertas per Lucrezio era uno degli eventi, cioè delle qualità accidentali svincolate dalla natura. Così era la libertà, la, liber la schiavitù, il servizium, la povertà, la paupertas, la ricchezza, le divizie, la guerra, il bellum, la concordia. Queste erano qualità accidentali. Contrapposte invece alle qualità essenziali dei coniunta che erano inseparabili dalla natura, quali il peso, il pondus, il colore, il calor il liquido, il liquor, il contatto e l'intangibilità, tactus e intactus, le proprietà degli atomi. Lucrezio contrappone gli eventi dei coniunti e la libertas è uno dei tanti, come la povertà, la ricchezza, la concordia, è vero, è uno dei, delle qualità accidentali. Poi cosa fa? Tramite il clinamen, con la exigum, è vero, è in principio or questa deviazione. Lucrezio recupera il principio della libertà come un'altra causa del movimento degli atomi insieme agli urti e al peso. Lui dice che preter plagas et pondra oltre agli urti, ai colpi, ai pesi, agliam esse causa. C'è un'altra causa che determina i corpi, la fisica, l'universo, la libertas. Lo dice lui, la libertà. E allora è curioso che la libertà da eventum diventa coniuntum, da proprietà dei corpi, una proprietà dei corpi e degli atomi. Non ho fatto particolari approfondimenti, però sembra che anche il materialista Lucrezio non poteva tollerare che la necessità prevalesse sulla libertà, e lo dice anche nella lettera Menecio. È meglio credere ai miti sugli dèi piuttosto che essere schiavi del destino, delle marmene, dei fisici. Quelli, infatti, suggeriscono la speranza di plecare gli dèi, è paradossale, perché lui non ci credeva. Questo, infatti, il destino ha necessità implacabile, la nanche. Del resto, Epicuro, come ricorderà un consenziente Seneca, aveva proclamato che. Filosofie servi a sua porte, tutti di contingat vera libertas, che si è veramente liberi solo se si è servi della filosofia. Vi lascio un po' con questo interrogativo, interrogativo lucreziano così. Se passiamo a Roma, ben diverso è il concetto di libertà a Roma, che valore incardinato su molteplici fondamenti, comunque, è fondato e incardinato. Su alcuni basamenti, anzitutto c'è un fatto storico, c'è la cacciata di Tarquinio il Superbio nel 500 avanti Cristo, di lì segue il giuramento di Bruto: mai più re a Roma, neminem nah Rome passurus regnare, non avrebbero mai più quei cittadini consentito, ha consentito che ci fosse un re. Mai più re a Roma. La libertà diventa tratto è vero distintivo del popolo romano, perché al re Porsenna che aveva chiesto la restaurazione di Tarquinio, cosa risponde il re Porsenna alla delegazione romana? Non in regno, la risposta della scusate, della delegazione romana. Porsena aveva richiesto la, il, la restaurazione di Tarquinio, la risposta non in regno, popolum romanum, sed in libertà tese. Comincia a esserci questa identificazione, è vero, tra la respubblica e la libertas, nata all'inizio come libertas da, libertà dal regnum, e poi diventa proprio una libertas di, è vero. All'inizio comunque c'è questa contrapposizione, vero? perlomeno, successione dal resum imperium alla respubblica. Quindi, dopo il dato storico, diciamo, l'elemento costitutivo è un dato istituzionale, diremo costituzionale. A Roma vi è identificazione tra l'inizio della respubblica e l'introduzione della libertas, l'associazione tra il sistema repubblicano e l'inaugurazione del consolato, carica collegiale annuale, che era una carica tranquillizzante, vero? Così non, si evitavano rischi, si evitavano rischi. Va detto che anche durante il, il regium imperium, dice Sallus, che il potere regio però inizialmente era stato istituito per conservare la libertà, quindi non era nato nel segno dell'oppressione come potremmo credere noi. Poi dice Sallustio nel Catilina: è degenerato in superbia e in tirannia, la dominazio. Quella dominazio che poi colpirà Cesare, come dice Svetonio, Cesare dominazione abusus, aveva, aveva esagerato nella tirannia, aveva esagerato. Perché il cesaricidio avviene appunto nel nome della libertas, dominazione abuso. aveva è vero questo. Quindi c'è un a Roma. Questo dobbiamo tenere presente che la libertas mentre in Grecia era un fattore etnico innato, nascevi già greco lì ed eri libero. A Roma la Libertas ha un carattere più formale ed utile che attraverso i vari periodi. C'era una libertas anche sotto è vero, il regium imperium, come dice Sallustio, perché allora era nato proprio, dice, per, era stato istituito per conservare la libertà. A noi sembra un paradosso. Poi dopo è, è stato identificato con la Repubblica e poi vedremo che di libertas si parlerà anche durante il principato, verrà recuperato. Quindi è un concetto. Più formale, più duttile, che si adatta. Eh, la libertà eh, mentre veniva identificata con la Costituzione repubblicana durante il periodo della Repubblica, continuò a essere uno slogan popolare e un principio costituzionale anche sotto il Principato. Quindi sorge il problema se il contenuto politico della libertà romana cambiò. Via via con la Costituzione romana, mentre si trasformava, questo è poi soprattutto, ecco, la libertà sa Roma aveva un fondamento giuridico. Cicerone, la Procluenzio, noi siamo servi delle leggi proprio per poter essere liberi. Legum deni, qui cirqu omnes servis sumus ut liberi esse possibili questo è eh. a Roma la libertà identificata con la costruzione repubblicana e con il riconoscimento formale del diritto del cittadino e del civis non aveva nulla né dell'individualismo né dell'egualitarismo greco capisco che semplifico però per capirci significava uguaglianza dei diritti di fronte alla legge assicurava la garanzia legale ma non l'uguaglianza sociale ai romani, la libertà dei greci appariva e lo dichiararono una licenzia Relativamente alla libertà, per Cicerone le leggi sono quelle che la filosofia era per Epicuro e Seneca. Per Epicuro e Seneca, garanzia della libertà era servire la filosofia, per Cicerone, garanzia della libertà era servire le leggi. Questo è il dato romano. Pensiamo cosa abbiano presentato a Roma, proprio per a Roma e per Roma, eh, abbiano presentato le leggi delle 12 tavole, nella quale Cicerone vede compiutamente realizzata la scienza politica, la civiliscienza, delle quali egli tesse l'elogio più alto. Sono convinto che la raccolta delle 12 tavole, in cui sono descritti tutti gli interessi. Le componenti dello Stato superi da sola quanto ha peso del prestigio e ampiezza di utilità a tutti i trattati filosofici. Alla nostra patria va riconosciuto nella Costituzione del Diritto quella stessa grande saggezza che ha dimostrato nell'allestire un così vasto impero. A Roma questa libertà c'è un dato storico, un dato costituzionale, un dato soprattutto giuridico, ma anche un valore sociale. Propriamente civili da realizzare tramite l'estensione del diritto della cittadinanza. Io credo che tutta la storia di Roma, che è stata una storia di conquiste di nemici, cartaginesi, greci, alessandrini, può e deve essere letta come un inarrestabile processo di inclusione, da parte, a partire dall'asilio di Romolo fino alla costituzione antoniniana, l'editto del. 212 d.C. con il quale Caracalla estese la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero, che è stato almirante, che aveva detto che questo semibarbaro ha dato la, la, la cittadinanza a tutti i barbari, è vero. Quindi la cittadinanza anche agli schiavi liberati, cosa impensabile in Grecia, dove solo i figli dei greci avevano diritto di cittadinanza. Ora. E anche il fascismo che ha attribuito i discorsi di Mussolini, che i romani erano razzisti, non è vero. Delle due lo erano i greci, insomma, i romani erano razzisti fino all'inverosimile. Ma questo non è vero. C'è questo, ne abbiamo parlato un'altra volta in questa sede, lo evocò per primo il Luciano Canfora nella conferenza stampa. Al, al Salone del Libro, mi ricordo 4-5 anni fa, il famoso discorso di Claudio del 48 d.C. quello è un discorso oggi che andrebbe così eh, regalato a tutti quelli che siedono in Parlamento, a tutti i capi di Stato, credo. Allora saranno liberati dei posti in Senato al grido di Prima i Romani, è vero questo grido che ci dice qualcosa, è vero. L'imperatore Claudio ha fatto questo esemplare memorabile discorso, ha ricordato che la potenza di Roma si era costruita sulla concessione della cittadinanza agli stranieri sin dalle fondamenta, sin dalle fondamenta. E Romolo aveva pensato a un Asilum di eh? cui il dio Asilo, racconta che Romolo scavò una fossa nella quale ognuno dei popoli sopraggiunti gettava una zolla di quella terra da cui era giunto, è vero? Andatevi a leggere Plutarco, la vita di Romolo. È un po' emozionante, la dico così, scusate, senza retorica. Fu così scavata all'intorno una fossa circolare, ora chiamato Comizio. Comizio era la donazia del popolo, Comizio da cumire, è vero? e vi versarono tutte le cose che la legge ritiene buone e la natura necessarie ognuno alla fine portando un po' di terra del paese onde era emigrato la gettavano alla fossa la mescolava all'altra terra capite Roma questa origine se volete mitica di come è nato però, però eh, i miti poi fanno la storia e cosa dice Claudio in quel discorso dice eh, qui rovescia proprio il mito greco dell'autotonia, e dice che nello stesso giorno Romolo rendeva gli ostesi nemici, li rendeva civers, cittadini. E dice come mai Atene e Sparta rovinarono clamorosamente, hanno durato meno di Roma? È perché loro hanno messo il muro, tra loro e gli altri hanno messo il muro bar, della barbarie hanno inventato i barbari. I romani invece per essere potenti sono stati aperti. Più grandi erano e sono stati più grandi per essere più potenti, non per principio evangelico ovviamente. E allora questa inclusione di tipo politico aggiunge un'altra inclusione, quella di tipo culturale. Orazio l'ha detto mirabilmente. Grecia capta ferrum victorem cepit, loro hanno preso, hanno assimilato, sono stati nel segno delle tet, non dell'autautaut. E poi, come dice Minuccio Felice, uno dei primi padri della chiesa, i romani avevano, sentite come suona bene, la virtus religiosa. Dopo che si erano insanguinate le mani, avevano dominato i villaggi alla sera, si aggiravano i condottieri romani in questi quartieri, in questi villaggi cercavano quelli che erano le divinità locali Deo square, suo sfascio, li portano a Roma nel loro pantheon multietnico e metizio non so la dico così sembra un paradosso Roma imperiale prima repubblicana poi imperiale che è inclusiva all'Atene democratica che invece è meno inclusiva è vero lo riconoscerà stando un testo epigrafico anche Filippo V di Macedonia se volete essere potenti dovete fare come i romani, i quali quando li liberano li rendono cittadini, per questo diventano grandi e potenti. Allora i romani, paladini di libertà nell'urbe e nell'orbe, Ronald Sainz ci ha tolto la possibilità di illuderci, di farne dei, mei, dei, così, dei, dei principi di umanitarismo, è vero? ha scritto che la libertà e le leggi sono parole suggestive ma devono essere spesso tradotte alla luce della fredda ragione come privilegio e interesse costituiti e soprattutto che la libertà può essere addirittura, cito, un utile termine di frode. E questo è stato il miracolo di Roma, credo così. Da una parte, ecco questa cittadinanza estesa, però chi aveva la cittadinanza poi la pagherà. Eh, la pagherà. Però ecco questo miracolo di Roma, questo coniugare, questa cittadinanza con la Realpolitik di Roma. E qui, qui c'è tutto un altro capitolo, così che ho salto a piedi pari su Roma, è vero? Ne? Si potrebbe cominciare da Anchise, dal, 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 dal discorso di Anchise, dall'Eneide, però ecco, i romani non erano proprio dei paladini, proprio della libertà come lo intendiamo noi. È stato detto proprio, già altra volta in questa sede, proprio, eh, hanno provocato proprio, c'è stata una vera e propria resistenza anche spirituale contro Roma, ci sono state tante testimonianze contro questa loro prevaricazione, questa loro libertà che si pagava cara, per tutti valga la testimonianza, è vero, dell'agricola dell di Tacito, il depredare, il massacrare, il rapinare con falsi nomi, li chiamano impero, imperium, e laddove fanno il deserto lo chiamano pace. Questa accusa di Calcago, capo dei Caledoni, accusa i romani di coprire e contrabbandare con le parole gli slogan più nobili, i comportamenti più infami e lo stesso nome di pace, ma un passo indietro. Ma ancora prima che nell'orbe la libertà sa Roma aveva conosciuto la sua contraddizione, la sua irreversibile parabola, fino alla stessa negazione all'interno dell'orbe. Ricorrenti e infinite le guerre civili, la lotta tra i populares e gli optimates, la rivalità congenita proprio congeniale tra nobiles e novi. I traumatici primo e secondo triunvirato dimostrarono, come racconta Tacito, che le leggi ormai erano impotenti. Di fronte al dilegare della violenza, al broglio e alla corruzione, invalido legum ausilio, que vi ambito, postremo pecunia turbabantur. Come arginare la violenza, i brogli e la corruzione? La libertà, come la menta Seneca, per Seneca Catone diventa un gran simbolo, è vero, di coraggio e tutto, però di fronte al problema. Dice ma caro, caro Catone, ma doveri tu? Cosa pensare? Quasi a dire dell'inutilità del, del, del suicidio. Seneca dice, qui tibivis marcecato, yam non agitur de libertate, olim persundata est. Caro Marco Catone, ma cosa credevi tu, caro Catone? Che ancora si potesse combattere per la libertà, ormai era andata a fondo, era andata a picco era andata a pezzi da un tempo. Tu, povero illuso, martire inutile, sembrerebbe dire in questo contesto. Ho posto il giudizio di Dante, vero, su Catone, che proprio nel segno di libertà, vero, ed inizio dell'itinerario verso la libertà, proprio il Catone interessante, il Catone, questo, questo Catone di Seneca qui, perché c'è poi l'altro Catone che in altri contesti, sapete, Seneca è molto situazionale, il confronto tra il Catone e il catone di Dante proprio sulla libertà eh, vanno proprio divaricati. Ecco la svolta, la svolta. E come teorizza Cicerone ad un certo punto, dice non si dà libertà senza pace. Ad Brutum 251 libertas sine pace nulla est. Parliamo di niente se non c'è la, la pace. Ecco la svolta. Dopo la battaglia di Azio, 31 avanti Cristo, apparve manifesto che per assicurare la pace non c'era altra strada che affidare il potere alle mani di un solo uomo. Tacito lo dice è proprio Storie 1 1 1. L'incipit post quambellatum bellatum apudactium omnem potentiam adunum conferri pace interfuit Era nell'interesse della libertà è vero. Trasferì il potere a uno solo. Dopo quella... allora la libertas fu preferita la securitas. E così nacque il Principato di Augusto. È stato detto, è vero, che mentre gli uomini politici si agitavano per la libertà e la dignitas, la gente comune di minor coscienza politica desiderava la pace, l'ordine, la sicurezza, la tranquillità. Credo che si possa dire ora come allora, allora come ora, di fronte alle emergenze nostre, all'emergenza dell'immigrazione, alle crisi economiche all'emergenza di questi due anni. Noi in nome della sicurezza personale e personale, anche noi non siamo qui nell'alternativa tra libertas e securitas, non siamo anche noi disponibili di fronte ad alzare le barriere di difesa, invocare leggi securitarie, ricorrere a divieti, inaspirare i peni, rinunciare a quote di libertà. Come leggerle le nostre limitazioni adesso? Che è un male necessario, però è un male. Eh? Per qualcuno è un bene perché così è sospesa la politica, però bisognerà pure ogni tanto qui fare un time out e pensare anche a questo problemino. Con il principato si chiude il cerchio, ovvero il ritorno a Roma del Regno, ma il tradimento di quel giuramento di Bruto, mai più re a Roma arriveranno questi col Principato. Certo che Principatus e Libertas, due realtà inconciliabili secondo Tacito, almeno prima di, Nerva, prima di Nerva, ma che Augusto cerca di conciliare. Ecco, Principatus e Libertas, Repubblicam a dominazione faccionis oppressam in libertatim vindicati. E lui, Augusto il dominus, il princeps, è vero? Lui dice, io ho rivendicato la libertas, grazie a me, grazie proprio, capite? Viene abbinata proprio la libertà al principatus. Qui credo che però questa libertas si tratta della libertà scritta con la P minuscolo, io credo, la cosa pubblica, la, scusate, la res pubblica, e con la P maiuscola la cosa pubblica non è più la res pubblica, la forma di governo repubblicano. Anche se ci sarà il tentativo, è vero, di Augusto di salvaguardare formalmente le cariche costituzionali della Repubblica, però ormai nella sostanza si parla di altro. Eh? È singolare poi, qui, osservazione collaterale a proposito della liberta: la parabola dello stoicismo imperiale. Lo stoicismo imperiale è destinato alla stessa sorte dell'epicurismo durante la Repubblica, essere accusati di disobbedienza e opposizione politica e quindi condannati all'esilio, basta andare a vedere Vione Cassio a studiare alle, alle sorti di Burro e, e Trasiapeto, è vero? Anche lo stoicismo in questa parabola. Ecco, significativa qui anche la posizione del nostro Seneca, Ormai erano archiviati i valori fondativi della Repubblica, cioè il negozium e la libertas. E non restava che teorizzare con declemencia la collaborazione tra il princeps e il rex justus, perché questo sta alla base del declemenzia. Teorizzare la collaborazione tra il princeps, il rex justus e l'intellettuale. Da una parte il principe Rexius, dall'altra l'intellettuale. Vedere questa convivenza, questa collaborazione, prendere atto che la storia era mutata e sappiamo com'è andata. L'esperienza del quinquennium 54-59, di, diciamo, di Seneca, sottosegretario di Stato a Nerone, è fallita. Falita anche questa utopia di questa collaborazione tra il rex justus e il filosofo. E allora non restava che il secedere. Badate, non il recedere, è il secedere. Lo dice proprio all'inizio, anche se è monco del Deosio Senico, lo dice altrove. Una cosa è il recedere, il recessus, che è il ritiro personale, il rifugio, il ritiro... Altra cosa è il secedere. È questione di un fonema, è vero? A Roma secedere ricordava le secessioni, era un termine forte. Il fatto che Trasi Peto non andasse in Senato era ritenuto parte se secessio. Il fatto che un senatore non andasse in Senato era già ritenuto uno che faceva un partito e la secessione. E qui. Fallita quell'esperienza, non restava che secedere proprio la scelta politica del ritiro dalla politica, la scelta della trincea dell'interiorità, dove combattere la battaglia per la libertà e l'exitus. Qual era la porta d'uscita dell'estrema, la fuoriuscita volontaria? Era il suicidio. Seneca quanto alla libertà, lui si discosta qui dalla cultura romana giuridica ciceroniana, ormai siamo a, come col concetto di populus, guardate nel giro di, di, di 80 anni si capovolgono di segno proprio le parole qui, e Seneca crede che essa sia un diritto basato non sulla legge positiva ma sulla legge naturale. L'epistola andrebbe rilette con l'epistola 95, è vero? Uno ius da riconoscere a tutti gli uomini, schiavi compresi, come in servum omnia licet, est aliquit quadinominim licere ius animansium betat. D'accordo, però c'è un punto sul quale è vietato tra gli esseri viventi fare certe cose perché l'uomo. E cosa sacra all'uomo? Omore sacra homini. Nell'Epistola 31.1 è forte questo passaggio. L'animo retto, buono, grande, può trovarsi tanto in un cavaliere romano quanto in un liberto o in uno schiavo. Che cosa sono infatti un cavaliere romano, un liberto o uno schiavo? Nomi nati dall'ambizione o dall'ingiustizia. Poi dopo non è sempre così univoco, Seneca, però qui c'è un altro concetto di libertas rispetto al, siamo proprio ormai alla, al sapien stoico, vero? All, 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 non più al civis romanus che vede la sua libertas fondata unicamente sul diritto sulla legge. Dopo l'ideologia etnocentrica greca, è vero, la libertà e proprietà dei greci dopo la cultura giuridico istituzionale romano la libertà e della respubblica e sotto mutate spoglie camuffate immagini rimarrà anche durante il principatus dopo l'universalismo aristocratico stoico la libertas e del sapiens e di tutti gli uomini perché omines res sacra ominibus. La parabola si compie con l'avvento del cristianesimo, che azzerando ogni distinzione etica, giuridica, culturale, Paolo, lettera ai Galiti, non c'è più giudeo né greco. Non c'è più né schiavo né libero, non c'è più né uomo né donna, perché voi tutti siete in uno, in Cristo Signore. E qui inizia un nuovo lessico, un nuovo, un nuovo panorama, viene inaugurato un nuovo Nomos, quello che verrà chiamato il Nomos dell'amore. Io dico una nuova parentela, non quella verticale del sangue ma quello orizzontale della relazione, la nuova parentela della fratellanza, sulla quale possono incontrarsi sia la ragione illuministica sia il messaggio evangelico. Però qui a proposito della fratellanza, con cui chiudo, i classici ci danno una mano, da un punto di vista lessicale. A Roma frater, fratello, in Grecia frate. A Roma c'erano le fratrie. Il concetto di frater, frater, la parola frater, non indica direttamente il fratello, quello di sangue verticale. C'erano le fratrie a Roma, erano comunità, associazioni allargate. Per identificare il fratello di sangue, la linea verticale, a Roma ci sarà Germanus. La gre il greco ricorrerà del fos cosa intendo dire che già questo concetto orizzontale relazionale dell'altro qualcosa troviamo qualche spia anche nelle voci dei classici della classicità prima ancora del cristianesimo prima ancora se volete anche dell'illuminismo e questo qui credo che sia una cosa su cui riflettere anche su questo punto loro i classici forse ci hanno preceduto, come a dire forse che i classici nascono postumi, grazie.